Zabio, ci siamo, fa anche caldo, quindi una piazza Europa di primavera. Beh, sicuramente un'apertura particolare, finalmente una giornata, diciamo, un attimo in controtendenza rispetto alla settimana scorsa, e che si presta proprio allo shopping cittadino, quindi ci aspettiamo anche che la gente naturalmente si riversi in piazza Primo Maggio. Senti, le caratteristiche, le specialità, poi so dopo non devi mai, stiamo in par condicio, so che non bisogna mai favorire qualcuno, ma insomma il motivo per venire qua, qual è la peculiarità? Beh, ci sono parecchi motivi, naturalmente se si vuole assaporare qualcosa di particolare ci sono le cucine che la fanno da padrone, ce ne sono talmente tante che è difficile scegliere qualcuna o indicarvi qualcosa di particolare rispetto alle altre, sennò faremo dei torti. La tua preferita però, quella personale tua? Beh, io sono un po' di casa e vado verso il Balkan Spirit, quindi con i cevapcici e la grigliata balcanica classica, ma gioco in casa e quindi gioco. Senti, forza, vado lì. Una curiosità, a me è capitato di mangiare i cevapcici fatti qua in Friuli. Oh, ancora un po' sono più buoni, cioè i friulani sono bravi a fare cibo. Beh, noi ci adattiamo sempre e cerchiamo di imparare un po' da tutti, cercando di metterci del nostro, quindi fare bene le cose come sta nella nostra natura. E seconda cosa che vorrei dirvi, naturalmente non ci sono solo i gusti, ma c'è anche lo shopping classico, infatti ci sono anche molte particolarità da assaporare all'interno del nostro mondo e della nostra passeggiata. E andando dai colleghi finlandesi, ma ai colleghi francesi con la lavanda e qualcos'altro, e agli inglesi, e soprattutto anche tentando di andare a assaporare quelle che sono le particolarità anche della nostra bella Italia, e quindi passando dalla Toscana all'Emilia, alla Basilicata, alla Puglia, quindi sono rappresentate un po' tutte le regioni italiane, c'è la possibilità veramente di stuzzicare sia gli appetiti, gli odori, ma anche i gusti e le tendenze. Alessandro Venanzi, cominciamo con una battuta di spirito, ti sei già adeguato al verde che sembra essere il colore preferito nel nord Italia? È uno dei miei colori preferiti, peraltro, quindi dai, non si bada ai colori, si bada alla sostanza. Senti, allora, noi nelle chicche abbiamo saputo che tu non bevi mai superalcolici, però qua di specialità superalcoliche ce ne sono tante. No, quello è vero, io superalcolici in effetti ne bevo il vino, la birra come tutti, in maniera molto più facile. No, qua effettivamente le specialità non mancano, ma devo dire la verità che è un evento consolidato, infatti ringrazio la FIVA Confcommercio per essere, insomma, ogni anno presente, per aver consolidato anche la presenza in città, non solo con questo evento, ma anche altri eventi che caratterizzano tutto l'arco dell'anno. Questo è un appuntamento fisso per gli udinesi, l'anno scorso trova ubicazione in piazza Primo Maggio, che è diventata insomma una piazza per contenere questo tipo di attività, anche per questioni, non nascondiamoci, di sicurezza, e quindi avendo quattro varchi principali è più facile gestire questo tema, questo elemento, rispetto alla serpentina che tutti noi ricorderemo nelle vie del centro. Quindi insomma un evento importante, un evento che insomma alla quale la città partecipa volentieri. Senti, rispetto a una settimana fa dove stavamo a -6, -7, -10, oggi sta quasi in maniche corte, quindi insomma dovrebbe essere un bel weekend. Maniche corte no, però fa caldo in effetti. Guarda là. Vabbè, loro hanno fisico, loro sono dai Balcani, hanno fisico in effetti rispetto a noi. No, oggi è una giornata straordinaria, una giornata bellissima, spero che lo sia anche domani. Ahi noi, insomma, forse il tempo cambierà a ridosso di domenica, però insomma incrociamo le dita, il tempo è un alleato di queste manifestazioni, ma ordinanze, anche se facciamo ordinanze non cambieremo le cose. Dai, così risparmiate, se piove domenica 6 risparmiate sulla pulizia, perché fa tutto da solo. No, diciamo sul liquido, però poi la sostanza bisogna comunque togliere. Ma devo dire che sono molto educati loro, ma educati anche gli avventori, quindi insomma è una bella festa, un bel evento.